ci sarebbero discussioni, però c'è stato un ottimo approccio, l'infortunio di Martinelli e poi è arrivato il loro gol. Un'altra grossa reazione nostra e la rete del 2-0 in chiusura di tempo. Lo so, questa è l'analisi della partita, però questo non toglie un 2-0, non deve condizionare poi il rendimento fino alla fine della partita. La squadra nella situazione che è deve comunque continuare a cercare di vincere le avversità che in questo momento chiaramente ci danno tutte addosso, perché se fa una valutazione il primo tempo, se c'era una squadra che doveva uscire in quel momento un vantaggio era sicuramente il Prato. Però questo non è un aspetto positivo, quando si entra in area di rigore, io penso non meno di 20 volte nel primo tempo, e poi tu esci e tu entri negli spogliatoi con 2-0 per loro, e qualche valutazione bisogna farla. Ci manca quella cattiveria agonistica giusta, ci manca quella concentrazione che in certe situazioni ci vuole. La squadra reagisce male alle avversità, si esprime bene solo fino a che le cose vanno bene, e quando le cose vanno meno bene la squadra casca in una trance agonistica che in questo momento non ci si può permettere, che altrimenti salvarsi diventa veramente difficile. Sì, perché poi di fronte a quanto abbiamo detto per quanto riguarda il primo tempo, nella ripresa siamo stati quasi nulli. E ci siamo adattati a quello che faceva loro, chiaramente loro addormentavano la partita e noi di conseguenza non siamo stati capaci di reagire a questo. È anche vero che insomma purtroppo quando dietro ti mancano anche elementi che dovrebbero in teoria guidare la difesa, accorciare la squadra, sta corti, sta vicini, diventa difficile. È un momento difficile dettato anche un po' da quello che ci sta succedendo. Insomma, se si guarda il primo gol che si è preso con mezza squadra ferma perché un nostro giocatore era in terra, perché tutti ci si aspettava e la palla venisse buttata fuori, non perché la dovevamo buttare fuori, però quelli sono errori imperdonabili, non ti possono capitare quando ti devi salvare. Cioè, se loro non buttano fuori la palla, noi bisogna continuare a giocare, non è che ci si può fermare. E quindi è un insieme di cose in questo momento che ci penalizzano, oltre quelli che sono i nostri meriti, ma sicuramente che mettono in risalto quelle che sono le nostre pecche e le problematiche di questa squadra, che deve necessariamente cambiare, perché altrimenti salvarsi diventa veramente un traguardo difficile. Deve una squadra che oggi caratterialmente mi è piaciuto come ha giocato nel primo tempo, però mi è piaciuta caratterialmente. Una squadra deve ricercare con più insistenza un risultato, deve avere qualcosa in più che in certi casi serve, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Il fatto di fermarsi era successo anche a Viterbo, quindi insomma mi sembra che questo aspetto ancora non si riesce a mettercelo in testa. Non so, si torna a quello che ho detto ora, cioè che la squadra è ingenua proprio negli atteggiamenti, è bambina, no? Non abbiamo a che fare a volte con giocatori che capiscano le situazioni di momento, e questo ci penalizza oltre misura. Però purtroppo poi quello che conta sono punti. Domenica avevano dato un segnale di grande risveglio da un punto di vista di mentalità, secondo me oggi si è rifatto un passettino indietro e questo va bene, noi si deve dare continuità. Poi se faccio una valutazione tecnica, il primo tempo si è giocato molto meglio di domenica, perché il primo tempo si è giocato bene, non è che si è giocato male, ma è un aspetto ancora più negativo, cioè giocare bene e uscire con 2-0. Nelle rare occasioni che loro si sono presentati, onestamente in quel momento mi sembravano anche in grande difficoltà, loro non riuscivano a sviluppare gioco, eravamo costantemente nella loro metà campo, costantemente in area di rigore avversaria, e però poi viene avanti due volte, pigli due gol, dopo diventa dura reagire, rimontare tutte le volte, si sta a fare un'analisi come si è fatto il Como, come si è fatta Renate, cioè se tutte le volte gli altri arrivano e fanno gol, cioè o non siamo adatti a questa categoria oppure c'è qualcosa che chiaramente va cambiato, perché sennò i rimedi diventano veramente difficili in questo senso. Senti, Martinelli, riacutizzarsi dell'infortunio a Viterbo? Martinelli purtroppo lo stesso problema, è un giocatore per noi molto importante perché è quello che ci dà i tempi, e quando ci manca Martinelli chiaramente qualcosa ci manca. Poi entra questo ragazzo del 98 e fra l'altro è fortissimo, ha fatto una bella partita, però è proprio caratterialmente Martinelli manca in questa squadra quando non c'è.
è un ragazzo che va recuperato sicuramente. Senti, un'ultima cosa, si parlava ieri in conferenza stampa, in presentazione della partita, no? Di Forte, siamo stati un po' morbidi, no? Sui due gol, proprio sul giocatore che era un pochino più atteso. Ti ripeto, il primo gol che abbiamo preso un gol strano, che non dovrebbe succedere a una squadra che si gioca la vita, e quindi indipendentemente da Forte è la nostra distrazione che ci punisce in questo momento e che ci penalizza sugli aspetti proprio del risultato, perché se vedo l'andamento delle partite, io parlo da quando ci sono io, prima non so, nell'andamento delle partite non vedo un Prato inferiore agli avversari, cioè vedo un Prato che regge il campo e che si gioca la partita sempre, però noi per fare un gol bisogna entrare 100 volte in area, gli altri arrivano e ci fanno gol. Ecco, che una volta può essere un caso, due volte può essere la sfortuna, se la cosa si ripete vuol dire che ci sono delle deficienze nella squadra, o la squadra cambia e capisce che questo è un viadotto preciso per non salvarsi, oppure chiaramente qualcosa va cambiato, perché così diventa dura anche portare dei correttivi. Come fai? Tutte le volte ci tirano in porta e ci fanno gol. Che correttivi? Se tu guardi contro il Como, guarda contro il Renate, stessa cosa, 30 minuti nella loro metà campo, scendono, boom, gol. Se poi è angolo, gol. Cioè, sugli angoli sembra che si sia a pascolare. E invece ci vuole attenzione, è una categoria importante, se sbagli poi lo paghi, e quindi sta a me trovare le contromisure, però chiaramente in settimana ci andrò giù duro, perché oggi ci sono state cose che non mi sono piaciute e io non vengo a perdere il mio tempo a Lucca, ci ho troppe cose a fare. Grazie mister. Di Molfetta 3-0 a Lucca, risultato pesante, ma è una partita che dobbiamo un po' attentamente analizzare, perché Prato l'aveva approcciata molto bene, poi c'è stato il gol, dove tra l'altro mi sembra sei stato ammonito, no? Raccontaci un po' questa situazione, quello, il gol loro dell'1-0. No, beh, ma io penso che in questo momento non bisogna trovare alibi e scusanti. La colpa è nostra, il primo gol forse c'era l'uomo a terra, però loro non l'hanno buttata fuori, però... Come ho detto, adesso è il momento di rimboccarci le maniche e di iniziare a vincere e dare continuità alle vittorie, perché siamo in un momento non bellissimo e purtroppo oggi secondo me è mancata un po' di anima da parte di tutti. E abbiamo giocato bene, sì, come ho detto, il primo tempo abbiamo iniziato bene, però poi ci siamo un po' spenti. Anche dopo il gol siete andati vicino un paio di volte al pareggio e poi alla fine la solita rete subita. Fine del primo tempo, intendo. Sì, ma questo è un problema che persiste dall'inizio della stagione, no? Continua a esserci, che noi creiamo, noi attacchiamo, facciamo un bel gioco, però davanti concretizziamo poco, la colpa è di tutta la squadra, ma principalmente degli attaccanti. Dobbiamo essere più cattivi là davanti e, come ho detto prima, è mancata un po' di anima da parte di tutti verso la fine, perché... In questi momenti bisogna tirare fuori l'orgoglio, secondo me. Senti, infatti si è fatto un gran parlare della difesa all'inizio del campionato, però adesso è un pochino là davanti che non si riesce a pungere con continuità. Sì, durante la stagione è normale che ci siano dei momenti no, e quindi adesso noi attaccanti dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo, dobbiamo tirare fuori le nostre qualità, la nostra grinta, cattiveria, e speriamo che la ruota giri e che ci sarà anche un po' di fortuna da parte nostra. Senti, quello che ci fa un pochino più paura è che abbiamo cambiato anche allenatore, ma come dicevi te, purtroppo quegli errori che ci sono costati caro all'inizio dell'anno con Acori, purtroppo si stanno ripetendo anche ora. Sì, i problemi, diciamo, non è neanche così, perché secondo me la difesa comunque sta subendo, diciamo che è migliorata secondo me. E, è inutile fare paragoni in questo momento. La colpa è nostra, non c'entra niente gli allenatori, dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, come ho detto, e iniziare a vincere, perché non si può continuare a perdere così.